Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag, ne ho tantissimi da fare, ne ho veramente accumulato tantissimi, quindi piano piano li vedrete tutti sul mio canale, quindi li farò tutti però piano piano perché diciamo che nella mia programmazione del canale ci sono anche tante altre cose, quindi ogni tanto riesco a metterci un video tag. Questo si intitola Outfit Lover Tag, l'ho visto sul canale di Vale Pinky, ve lo lascio giù in info box. È un tag carino, leggero, mi è piaciuto e quindi ho pensato di fare questo oggi. Il tuo outfit quotidiano. Io mi vesto in modo abbastanza casual, quindi di solito jeans e maglia, a seconda della stagione, che può essere più leggera o più pesante, quindi magari il maglione in inverno o comunque una maglia un po' più pesante. In estate magari mi metto un top oppure una maglia con le mezze maniche, insomma, una cosa di questo tipo. Mi metto qualche volta la camicia se siamo in primavera perché sono freddolosa con la camicia o freddo, però qualche volta mi metto anche la camicia. Poi generalmente in estate mi metto anche delle gonne, dei vestiti che possono essere più corti o più lunghi a seconda di dove vado, insomma, di come mi voglio vestire quel giorno lì, però più o meno sempre con uno stile casual. Poi le scarpe col tacco o senza tacco in base a quello che devo fare, insomma, quanto devo camminare più che altro. Tacco 12 sì o no? Tacco 12 sì perché mi piace tantissimo, però come dicevo prima dipende dove sto andando e quanto dovrò camminare, perché se si tratta di fare una passeggiata non mi metto il tacco 12. Se invece so che starò ferma perché magari vado al cinema, allora magari sì, me lo metto, proprio comunque a me piace. Poi brillantini sì o no? Dipende brillantini dove. Se sono brillantini sulle unghie o comunque magari un ombretto un po' più glitterato o se sono brillantini magari un po' sparsi, non so, su una maglia o su dei jeans, sicuramente sì, però non sono una persona che si riempie di brillantini, quindi dipende dove li stiamo mettendo questi brillantini. Ho dei jeans che hanno i brillantini e che sono belli, che mi metto molto volentieri, però se mi metto i jeans con i brillantini, magari il trucco non lo faccio così pieno di brillantini, insomma, dipende un po' da come sono vestita. T-shirt preferita? Dunque, la mia t-shirt preferita ce l'ho qua, ve la faccio vedere. Preparatevi perché non è assolutamente una cosa da persona seria di 40 anni, ve lo dico prima, ma questa è la mia preferita. È questa qua, questa che ha la pecora con il lecca lecca in mano, spero che la vediate con questa scritta. Questa è veramente la mia preferita, me la metto sempre quando sono in vacanza perché mi dà questa idea di ironia, di leggerezza, è veramente una maglia che indosso volentieri, inoltre è comoda, leggera, quindi è perfetta per l'estate. Poi, quali sono le tue scarpe preferite? Dunque, io vi lascio nelle schede un video in cui faccio vedere le mie scarpe preferite anche proprio nell'anteprima del video. Perché adesso sono in fondo all'armadio con altri scatoloni sopra di scarpe, quindi non le ho recuperate perché altrimenti avrei dovuto tirare fuori tutto. Sono le mie scarpe preferite, ma non le metto molto spesso perché sono particolari. Sono di vernice rossa con il tacco, quindi le scarpe di vernice rossa col tacco non ho tantissime occasioni per indossarle, però sono le mie preferite, quindi andate nelle schede e le vedete anche proprio nell'anteprima. Prossima domanda, ti curi molto nel vestire? Mi curo abbastanza nel vestire, non sono sicuramente una persona che apre l'armadio e indossa la prima cosa che capita. No, io quando mi vesto ci penso, penso agli abbinamenti, guardo se sta meglio una cosa, se sta meglio un'altra cosa, curo gli accessori perché comunque mi metto collane e orecchini che magari siano un po' abbinati al modo in cui sono vestita. Anche il trucco, il make-up, a volte lo coordino al modo in cui sono vestita, quindi cerco di fare comunque una cosa abbastanza ordinata e curata. Quindi direi che sì, faccio molta attenzione a come mi vesto, sicuramente. Sandali o ciabatte? Nessuna delle due cose perché io detesto sia i sandali che le ciabatte, proprio non le sopporto. A meno che non si intenda le ciabatte per stare in casa, allora sì, ma se devo uscire non mi metto né i sandali né le ciabatte. Perché mi danno proprio fastidio le scarpe aperte, quindi io anche in estate ho delle scarpe chiuse, magari leggere, quindi magari ballerine molto leggere, quindi non mi metto delle scarpe pesanti, però solitamente sono chiuse perché proprio non sopporto le scarpe aperte. Poi andiamo avanti. Se
Scarpe o stivali in inverno? Entrambi, perché dipende come sono vestita, però mi piacciono sia le scarpe che gli stivali. Jeans o pantaloni? Diciamo jeans perché me li metto molto più spesso, però anche i pantaloni ogni tanto li metto. Ad esempio, in questo momento, mentre vi parlo, ho i pantaloni, non ho i jeans, quindi insomma dipende. Ultima domanda, descrivi il tuo outfit in questo momento. Dunque, faccio una premessa. Io sono vestita in questo modo perché tra 5 minuti devo uscire, quindi non mi sono vestita così per fare il video, mi sono vestita così perché sto uscendo. Partiamo dalle scarpe che è più facile mostrarvele. Indosso queste scarpe con il tacco, sono scamosciate, hanno il tacco e davanti sono fatte in questo modo. Sono così, sono scarpe abbastanza eleganti, poi soprattutto indossate, sono molto carine. Ecco, queste sono le scarpe che io ho in questo momento. Poi indosso dei pantaloni neri semplicissimi, quindi non ve li faccio vedere perché sono proprio pantaloni neri normalissimi. E poi ho questa maglia qua, vedete, che è fatta così, ha il polso che è uguale alla parte davanti della maglia e ha questa scollatura fatta in questo modo. Questa è una maglia che io ho recuperato da un vestito. Era un vestito, era troppo corto per essere un vestito e troppo lungo per essere una maglia. Allora io cosa ho fatto? L'ho tagliato, quindi l'ho reso di lunghezza, diciamo, adeguata per una maglia. Poi, siccome la manica era a tre quarti, io questa parte in avanti, quella che è avanzata, che ho tagliato, l'ho recuperata e l'ho unita alla parte nera della manica. Quindi, anziché le maniche a tre quarti, ho la manica lunga con il polsino che riprende la parte davanti. È una modifica che ho fatto per non buttare il vestito, per poterlo, insomma, recuperare in qualche modo. Poi indosso questa collana bianca e nera con gli orecchini uguali che ho fatto io, quindi ho fatto sia la collana che gli orecchini e li ho fatti così appositamente per questa maglia, perché essendo bianca e nera mi piaceva questa idea, insomma, del bianco e nero. Era l'ultima domanda, quindi io adesso taggo in particolare la stanza di Scarlett, Lady Dark Makeup e voglio taggare anche Sara Magic 15. E se poi le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube hanno piacere di fare questo tag, sono le benvenute. Non so se magari lo hanno già fatto, perché è un tag comunque che gira da un po', però insomma io taggo queste persone. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.